diretta qui da Buttigliera Alta, situazione che vede Ferriera in vantaggio per 6-2 nei confronti di Masera. Mancano pochi secondi al termine del periodo di riscaldamento nella prova di staffetta, prova che vedrà impegnati Castellino e Peano per il Ferriera contro Bunino e Griva per il Masera. Staffetta ossolana nettamente favorita nei confronti di quella valsusina. Terminato il periodo di riscaldamento, prendono posto anche gli arbitri, Gnor e Voglino ad arbitrare la staffetta di Ferriera, Costanzo e Franchino ad arbitrare quella di Masera. Tutto pronto, si attende solo il fischio del direttore di gara. Partiti. È partito Mauro Bunino per il Masera e Loris Castellino per il Ferriera. Subito 2-2 per Mauro Bunino, mentre 1-3 per Loris Castellino. Giro pieno per Bunino. Subito +3 per Masera. C'è stata forse una bocciata annullata a Griva. Ora sale a 6 la formazione del Masera. 6-5, attenzione. 7-5 ora. Continua a colpire Mauro Bunino, ancora senza errori la sua prova. E brutto errore per Loris Castellino, un po' in difficoltà. 11-6 per Masera. Colpisce senza problemi Griva. Sale a 12 Masera. 13, di subito vantaggio importante per la formazione ossolana, quindi 15-8 adesso, 16-8, già doppiati i giocatori di Ferriera. ...18-9... colpisce Luca Peano, ma continuano a colpire i giocatori di Masera. Arriva adesso l'errore per Massimo Griva, non buona la sua bocciata, colpisce Griva adesso e Griva conquista il 20° punto. Colpisce Bunino ancora, non sbaglia Mauro Bunino, molto centrato oggi. Punteggio di 22-14, 23 adesso, 23-15, 24, siamo a 2 minuti e mezzo dalla fine. Masera in completo controllo della staffetta. Punteggio di 25-17, arriva l'errore di Peano, mentre invece colpisce Griva. 26-18, sono 28-19, sempre molto preciso Mauro Bunino, che colpisce ancora. Colpisce anche Griva. Colpisce ancora Griva.
continua a colpire Mauro Bonino. Ora il punteggio di 36-27, sempre in favore di Masera. Colpisce Massimo Griva, colpisce ancora. 39 i punti per Masera, che avvicinerà quota 50. 41 adesso, 31, 10 bocciate di vantaggio per i giocatori in maglia azzurra. È molto buona la staffetta di Bonino, bravissimo. 44 punti adesso per Masera. 45. Parte adesso Griva, ultimi 30 secondi. Errore per Griva, non buona la sua bocciata. Intanto l'arbitro Costanzo ha fischiato parecchie bocciate a Massimo Griva. Si chiude quindi la staffetta tra Masera e Ferriera. Masera che si ferma a 49, Ferriera 37. Eccoci tornati in diretta sul punteggio di Ferriera 6, Masera 4. Vediamo subito i risultati ufficiali della staffetta. Castellino e Peano 37-59, Bonino e Griva 52-58. Ora è terminato il riscaldamento del primo tiro di precisione, che vede affrontarsi Alain Borella per il Masera e Piero Amerio per il Ferriera. Inizia in questo istante il primo tiro tecnico. Ecco Borella che cerca la concentrazione. Silenzio qui nel bocciodromo di Ferriera. Non buona la bocciata di Borella, rimane corto Alain. Ha alzato la paletta il direttore di gara, il signor Voglino. Errore anche per Piero Amerio che vola la boccia, quindi 0-0 dopo il primo bersaglio. È pronto adesso Borella per bocciare il pallino. Tiri di precisione che diventano particolarmente importanti in questa sfida, visto che Ferriera ha dimostrato nel primo turno una certa superiorità nel gioco tradizionale. Colpisce Alain, quindi 2-0. Amerio ora a bocciare il pallino. Risponde Piero Amerio al pallino colpito da Borella, quindi situazione di due pari. Ed ora boccia da 5 punti. Io sento molto in diretta che si può.
intanto vi comunichiamo purtroppo che abbiamo dei problemi di banda di connessione, quindi ci scusiamo per questi problemi tecnici dovuti al maltempo. Va. Borella colpisce la bianca e sposta appena la rossa di sinistra, un po' sfortunato in questa circostanza il giovane talento del Masera. Ed ora può portarsi in vantaggio Piero Merio. Parte per questa boccia da 5, anche lui sfortunato. Lui invece muove la rossa di destra, rimane ferma la boccia rossa di sinistra, ma non basta. Colpo non regolare e quindi punteggio che rimane sul 2 pari. Quarto bersaglio, pallino da 3 punti. Si prepara Borella. Colpisce Alain, sale 5-2, vediamo se risponderà Piero Merio. Sì, è così, colpisce anche Amerio e quindi 5 pari. Colpiti 2 bersagli su 4 da parte di entrambi gli atleti in questo primo tiro di precisione. Sul tappeto abbiamo il direttore di gara a decidere, il signor Voglino, e a mettere a posto le bocce l'arbitro provinciale, il signor Onelio Mior. Borella cerca la concentrazione, silenzio nel bocciodromo per la sua quinta bocciata, 4 punti. Colpisce Borella che non è stato disturbato dal passaggio del treno, qui siamo a pochi metri dalla ferrovia. A volte è un po' fastidioso il rumore dei treni, comunque non ha distratto il giocatore del Masera che ora conduce 9-5, ma deve ancora bocciare Amerio. E Amerio colpisce rossa e bianca, quindi nulla di fatto per lui, rimane indietro nello score 9-5. Vi ripetiamo il risultato a sorpresa che arriva da Perosa Argentina, dove la Perosina conduce 7-1 contro BRB. Allora parte Borella con la sua rincorsa. Colpisce ancora Borella. La terza bocciata utile consecutiva. Si porta a quota 13 ed ora è chiamato a rispondere Piero Merio per stare incollato al proprio avversario.
lo fa Piero Amerio. Quindi 13-9 per Alain Borella. Settimo bersaglio di questo tiro di precisione, tre punti, si prepara ancora, cerca la concentrazione Borella. Ed è storta la bocciata di Borella. E ora nuova possibilità per Piero Amerio di avvicinare il proprio avversario. Eccolo Amerio. Colpisce in pieno Amerio, quindi si porta ad un punto di distanza da Borella. Punteggio di 13-12 per Masera. Ed ora ottavo bersaglio. 4 punti. Sei passi di Alain Borella che colpisce la boccia rossa. Si tiene corto per questa bocciata. Ed ora opportunità di passare in vantaggio per la prima volta per Piero Amerio. Bocciata per Piero Amerio, bellissima, sale a quota 16 Amerio. Quindi 16-13 in favore di Ferriera in questo primo tiro di precisione che si deciderà nelle ultime tre bocciate. Parte quindi Borella. Borella, ancora una volta sfortunato, si sposta di poco la boccia rossa e quindi rimane a 13 il giocatore di Masera. Può incrementare quindi il vantaggio Piero Amerio, ancora una gli dicono dalla panchina. Non una bella bocciata questa per Amerio e quindi può pareggiare colpendo questa boccia Borella, altrimenti ci sarà solo più il pallino per lui. Colpisce Borella,
bella bocciata, 16 pari. Bello questo tiro di precisione tra Merio e Borella. Punteggio di 16 pari. Ed ora primo piano per Amerio. La sua concentrazione. E arriva l'errore per Amerio, storto sulla destra. E quindi un tiro di precisione che si deciderà al pallino finale. Se colpisce si assicura il pareggio Borella. Eccolo qui, anche lui in primo piano. Vediamo Mariolini dietro di lui ad assistere alla sua prova. Questo ultimo pallino. Leggermente storto, leggermente storto, storta la bocciata di Borella. Ed ora pallino per la vittoria per Piero Amerio. Se colpisce vanno due punti a Ferriera, altrimenti un punto ad entrambe le formazioni. Intanto dopo questa bocciata di Amerio vi daremo anche un aggiornamento da Perosa Argentina. Seguiamo però prima questa bocciata di Piero Amerio. Ecco il tentativo sul pallino che fallisce. Di 16 pari, quindi score totale dell'incontro 7-5 per Ferriera. Intanto da Perosa Argentina arriva questa notizia, il punteggio di 9-3 per la Perosina, staffetta 49-50 per la BRB, tecnico Manolino Grosso 25-15, buonissima prova di Manolino nel tiro di precisione. Tornati in diretta per seguire il secondo tiro di precisione tra Enrico Barbero e Giampiero Di Nardo. Come vedete lo score parziale dell'incontro vede Ferriera in vantaggio per 7-5. Comincerà Masera anche in questo tiro di precisione. Va Di Nardo e colpisce la boccia da un punto. E quindi si porta sull'1-0. Barbero, autore di un'ottima prova la scorsa settimana, vediamo se si confermerà anche oggi. Oggi è stato schierato Amerio al posto di Cericola nel tiro di precisione. Ci diceva prima Baldo che Cericola non è al 100%, da qui la decisione di schierare Piero Amerio, che ha pareggiato 16 pari la sua prova contro Alain Borella. Pronto Di Nardo per la seconda bocciata, punteggio di 1 pari. Lunga la bocciata di Di Nardo che si dispera. Ed ora può portarsi in vantaggio Barbero. Lo fa. 3-1 quindi per Ferriera dopo i primi due bersagli. Ed ora Di Nardo che cerca la concentrazione per la boccia da 5 punti.
tiene storto sulla destra di Nando. Ora si prepara Barbero, anche lui impegnato nella boccia da 5 punti. La colpisce, si fa sentire anche il pubblico del bocciodromo di Ferriera. Ancora senza errori la prova di Enrico Barbero, 8-1 su Di Nardo. Brutto errore per Di Nardo. Viene comunque sostenuto dalla sua panchina. E Barbero ora che può allungare nello score, vediamo. È storto sulla destra Enrico Barbero. Resta comunque in vantaggio per 8-1. Quindi qualora dovesse vincere questo tecnico, la Ferriera avrebbe la certezza di iniziare il terzo turno in vantaggio. Vantaggio non da poco, perché sicuramente è favorita nel gioco tradizionale. Di Nardo quindi pronto per la quinta bocciata. Deve colpire per restare a contatto. E infatti colpisce Di Nardo. 5-8. Vediamo adesso Barbero. La scorsa settimana ha sconfitto Manolino in un bellissimo tiro di precisione. Colpisce Barbero con la rossa che vibra ma non si sposta, e quindi dovrebbe essere buona la bocciata di Barbero, perché la rossa non si è mossa. Fallisce invece Di Nardo. Quindi Barbero in vantaggio 12-5. Può ulteriormente incrementare con questa bocciata da 4 punti. Colpisce però la rossa e la bianca. Nulla di fatto, quindi rimane a più 7 il giocatore di Ferriera. Gli arbitri che sistemano il gessetto.
ed ora è tutto pronto per la bocciata di Di Nardo. Arriva anche il fischio del signor Franchino. Colpisce Di Nardo. E quindi 12-8 per Barbero. Dice Barbero, molto in forma in questo periodo. Dopo 7 bocciate già a quota 15. Ed ora gli arbitri preparano l'ottavo bersaglio. 4 punti. Concentrazione di Di Nardo, che però colpisce la rossa. Ed ora Barbero, che può portarsi a 9 punti di vantaggio. Scusate, a 11 punti di vantaggio, può salire a 19. Sì, abbiamo visto passare davanti alla nostra postazione Peano che si riscaldava, quindi probabilmente anche questo sabato correrà lui. Il tiro progressivo per Ferriera e arriva l'errore di Barbero, che inizierà la serie sulle ultime 3 bocciate in vantaggio di 7 punti. È obbligato a colpire il pallino Di Nardo per vincere o pareggiare, quindi punteggio di 15-8 per Barbero. Colpisce Di Nardo, che non molla, si porta ad 11. E ora, per conservare il vantaggio di 7 punti, va a bocciare Enrico Barbero. Brutta bocciata per Barbero, decisamente corto, e quindi Di Nardo ha l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente. Di Nardo, che comunque in ogni caso deve colpire il pallino. Se sbaglia lascerà match point a Barbero. Che bocciata per Di Nardo, un carro che è andato ad avvicinarsi alla boccia rossa ma non l'ha toccata, e quindi si porta 14 Di Nardo, indietro di solo un punto. Incoraggiato adesso Barbero dal pubblico. Colpisce Enrico Barbero. Si porta a 18, ma bocciata che contava poco, perché questo tiro di precisione si deciderà sul pallino. Quindi due tiri di precisione molto combattuti. Barbero si presenta all'ultimo bersaglio in vantaggio di 4 punti.
però qualora Di Nardo colpisca il pallino sarà obbligato a colpirlo anche a lui per vincere. Vediamo Di Nardo. Se sbaglia perde, altrimenti resta in vita nella prova. Ecco le sue tentative sul pallino. Colpito! Che grinta per Di Nardo! Molto bravo davvero. Ed ora vediamo se saprà rispondere Barbero. Quindi Di Nardo chiude il suo tappeto a quota 19. Ed ora pallino anche per Barbero. Che emozioni! Eccola la bocciata di Barbero. Non è buona la bocciata di Barbero. Non è buona. E dunque il secondo tiro di precisione viene vinto da Di Nardo, che con una bella rimonta si impone su Enrico Barbero per 19-18. E allora lo score dell'incontro è in perfetta parità. Prima del progressivo Ferriera 7, Masera 7. Ancora una breve pausa. Ancora in diretta da Ferriera, siamo pronti per assistere al tiro progressivo che vedrà impegnati Luca Peano per il Ferriera contro Massimo Griva per il Masera. Bricco che schiera nuovamente Peano e lascia a riposo Loris Castellino, ma chiaramente Peano è impegnato, ha un impegno proibitivo, quello di battere un grande campione come Massimo Griva. Ricordiamo che il punteggio dell'incontro è di 7 pari ed è cominciato il tiro progressivo. Comincia colpendo Griva, con un errore invece Luca Peano. 1 pari adesso. Insomma. Sì, 2 pari. Colpisce Griva. Primo buco mentre sbaglia Peano. Colpiscono entrambi. Vantaggio di 5-3 per Griva. Anche se i punteggi saranno poi da confermare, forse c'è qualche problema nell'aggiornamento dello score di Ferriera. Intanto è arrivato l'errore di Griva al terzo buco. Errore anche di Peano al quarto, vantaggio di 8-5. Per Griva. Adesso 9-6. Griva che prima insieme a Bonino ha realizzato 52 su 58 nella staffetta, molto buona la sua prova. Adesso in vantaggio per 10-7 Griva, colpiscono entrambi, quindi 11-8. Griva impegnato al quinto buco, anche Peano, colpiscono entrambi, 12-9, sempre più 3 per Max Griva. Mentre intanto viene annullata una bocciata a Peano che ha passato la riga. Mentre continua a colpire Griva. Arriva adesso l'errore, 14-11, sempre più 3 per Griva. Colpisce ancora Griva, 15-11, incrementa il proprio vantaggio, lo incrementa ancora perché arriva un altro errore da parte di Peano, 16-11. 17 adesso per Griva. 18-13. Colpisce Griva quando siamo in questo istante alla metà della prova. E Griva è arrivato a quota 20. Errore adesso per Griva al secondo buco. Non brillantissimo, non come il suo solito Griva questa prova. 21-15. E
è comunque in controllo, può gestire un grande vantaggio Griva. Colpisce adesso Peano. Primo buco per Griva, boccia colpita. 24-18. Tanto Peano diverse volte arriva con il piede proprio molto vicino alla riga. ...27-20... il vantaggio per Max Griva. 28-21 adesso, 1 minuto e 20 al termine. Colpisce Griva, colpisce anche Peano. Ancora bene Griva, 31-24. E arriva l'errore di Peano, quindi più 8 per Griva. 33 adesso. ...34-25... Bocciata fischiata, Griva annullata. Storta la bocciata di Griva. 35-27, ormai mancano solo più 20 secondi. 36-28. Ancora annullata la boccia Griva, ma in modo incredibile. Veramente è opportuno segnalare che l'arbitro qui sul tappeto del Masera ha fatto disastri sia nella staffetta che in questo progressivo, annullando diverse bocce a Griva. In ogni caso Griva porta a casa la prova. 38-31, risultato che vi confermeremo tra poco. Quindi vi diamo appuntamento tra qualche minuto per il terzo turno di gioco. Il punteggio è di 9-7 per Masera. Quindi a tra poco.